Non raggiungeremo mai Kaioshin e gli altri. Dobbiamo aumentare la velocità, forza! Sì, d'accordo. Soltanto un attimo, per favore. Videl, io credo che sia meglio che non ti sforzi troppo. Uffa, che peccato. Hai ragione tu, comincio a essere stanca e poi non riesco a tenere gli occhi aperti a questa velocità. È del tutto normale, non sei ancora abituata a volare. Senti, preferisco che tu torni indietro. A quanto pare il problema è più complicato di quanto avessi previsto e non mi va di coinvolgerti. Suppongo sia inutile protestare. Mi spiace di non poter venire, ma mi rendo conto che vi sarei solo di intralcio. Ti ringrazio, Videl. A proposito, se dovessi vedere Gotham e mia madre, ti spiacerebbe spiegare loro cosa sta succedendo? Saranno in pensiero. Sì, stai tranquillo. Prima però devi dirmi una cosa. Eri tu il guerriero dai capelli d'oro, non è vero? Beh, sì, scusami se te l'ho tenuto nascosto, ma non volevo che si sapesse in giro, capisci? E se non sbaglio, i guerrieri che erano insieme a mio padre al torneo di Cell eravate tu, Goku e tutti gli altri. Ci ho azzeccato, vero? Il bimbo coraggioso che aveva sfidato quel mostro eri tu. Inoltre, scommetto che alla fine sei stato tu a sconfiggerlo e non mio padre. Ho fatto ancora centro. Beh, veramente? Ci avrei giurato. Guarda che non devi farti problemi, io non mi offendo. E poi, se devo essere sincera, mi sembrava un po' strano che papà avesse fatto tutto da solo quella volta. Ora che lo so, mi sento meglio. Beh, ti auguro buona fortuna, Gon. Sconfiggi quel mago e salvaci ancora. Contiamo tutti su di te. Ciao, a presto! Ti aspetterò allo stadio del torneo! Ci rivediamo là! D'accordo! Ciao! Allora, hai finito? Sì, grazie per aver aspettato. Su, forza, aumentiamo la velocità. Dobbiamo cercare di raggiungere il resto del gruppo. Certo. Sono veloci come il vento. Gon, mi raccomando, non fare scherzi. Torna sano e salvo.